l'occasione e ringrazio appunto i professori e le professoresse che ci sono oggi. E dico due robe al volo sull'appunto perché abbiamo scelto di fare questa iniziativa a partire dal decreto anti-rave e appunto un po' un'analisi della, diciamo, delle forme di repressione che stanno nascendo in questo periodo e che appunto in parte c'erano già. E appunto pensiamo che il decreto anti-rave, che appunto è stato presentato dal governo che si è appena insediato, sembra un po' una volontà di punire e disciplinare una popolazione sconosciuta, quella dei giovani, che appunto durante la pandemia sono stati un po' usati come capro espiatorio, quelli che portavano il virus in giro in barba alle regole, e appunto in realtà vediamo come i giovani vivono alti rischi di povertà, subiscono gli effetti della frammentazione nel mondo del lavoro e non sono più da tempo oggetto delle politiche sociali. Pensiamo infatti che queste norme siano volte a distogliere l'attenzione dai problemi reali, quelli legati al caro vita, agli effetti della crisi climatica, e appunto come questi provvedimenti si muovono all'interno di una logica emergenziale volta a fomentare la paura del diverso e di tutto ciò che non si riesce a comprendere con la volontà di etichettarlo. Rubare un paio di cuffiette, occupare una casa popolare, fare appunto delle feste in spazi non convenzionali viene un po' narrato come il problema principale, quello su cui bisogna disciplinare. Noi in questo vediamo appunto il tentativo di controllare ogni forma di dissenso, giovanile e non, a partire appunto dal disciplinamento dello spazio fisico. Vedi appunto i termini usati, cioè quello del raduno, dell'invasione, e che vede appunto le persone come mere consumatrici e consumatori che possono attraversare gli spazi e i luoghi solo all'interno di una logica del profitto. Centrale appunto secondo noi nel decreto anti-rave è il tema dell'aumento delle pene, che appunto rappresenta un segnale di reprimere e spaventare ogni forma di dissenso. Quindi come studenti e studentesse pensiamo sia importante risignificare gli spazi che attraversiamo scusate, e attraverso un uso politico di questi, scardinando le logiche di consumo che vogliono propinarci. Appunto è importante leggere gli interventi legislativi come in parte il tentativo forse di costruire un diritto penale di classe che vuole colpire chi ha i margini e tutte quelle forme di vita e stili di vita alternativi. Pensiamo appunto, poi ne parleremo meglio, agli attacchi a Milano, al diritto ad abitare, a Piacenza, la libertà dei lavoratori di manifestare e scioperare, e pensiamo sia fondamentale appunto creare reti e forme di risposta che ci permettano di non restare isolati, dotandoci di pratiche di lotta. Adesso lascio la parola appunto all'associazione Resistere, che ci racconta un po' l'esperienza di Torino e